Chi subentra? Ah, oh, Bonicelli, vediamo. Ti parlo un po' della ragazza del 99. Ah, ma come le ragazze del 99 sono andate a militare che avevano 17, qualcuno aveva già 18 anni, perché sono andati del centro 99, del 18. Nel mese di gennaio del 18 sono andato, e poi ha preso parte a diverse azioni lì sul Piave, e tanti sono rimasti morti, perché erano giovani, non avevano esperienza della guerra, non sapevano da che parte era il nemico. E poi nel 99 ha preso parte alla battaglia sul Montero, e la classe che ha lasciato tanti morti nel 99. Quando voi avete avuto la notizia che si stava preparando questa guerra, come la pensavate come giovani dell'epoca? Come vi siete sentiti anche? Cioè, ma voi... no, noi la guerra si sentiva, l'amor patrio, allora in quel momento, noi abbiamo sempre combattuto contro l'Austria e la Germania, e quindi andavamo sempre dietro al Risorgimento. Però il fatto che c'erano pochi interventisti, come è andato? Che è riuscito a prevaricare la parte dei moderati, perché c'era una minoranza che voleva partecipare alla guerra. Come è avvenuto nella mentalità della gente? Ma io non mi ricordo più adesso di quella politica. No, io parlo del vostro animo. Come sono riusciti a convincere? Forse lei era convinto, perché dice noi sentivamo l'amor patrio. Non credo che tutti sentissero l'amor patrio. Come sono riusciti a convincere le masse? Non so. Per cui si è entrati nell'ordine di idee di fare questa guerra. C'era l'irredentismo allora. Sì. Si sentiva anche da andare a occupare Trento e Trieste. La maggioranza dei giovani, degli studenti universitari che facevano sempre delle dimostrazioni loro, sono riusciti a convincere l'Italia a entrare in guerra il 24 maggio del 15. A questo punto possiamo proprio parlare dell'inizio della guerra. Sono andato sotto l'armi nel mese di ottobre, nel 15, non ho fatto tutta la guerra. E allora sono andato nel genio Zapatore, Casale, dopo 4 giorni ho mandato Valenza in distaccamento. E per il 18 febbraio del 16 eravamo già a Oslavia. Ma Oslavia era un posto tremendo, ci sono rimasti tanto morti. Oslavia era in faccia a Gorizia, c'è il l'ossario. Io sì, io l'ho visto, lo sapevo, l'ho localizzato mentalmente. E qui la campana di Rovereto. L'avete chiuso, dici? No. Oslavia,
era un vallone che c'era un canale che si chiamava il Sacco, lì sulla Podgora c'era il basta, sono stato sopra, beh, dai un modo, il Podgora si chiamava, la punta principale, e noi andavamo giù a lavorare lì in trincea, perché di giorno sparavano, sai, a certi punti li rompevano le trincee, e poi di notte noi ci andavamo a riparare, e riparare anche i vincolati fuori dalle trincee, e ci rimaneva sempre qualche morto, perché sparavano l'impazzata loro. Di notte le sentinelle avevano l'ordine di ogni tanto di sparare un colpo per tenere svegli le altre sentinelle, l'altro doveva rispondere e andavano avanti così, ecco. Ma lì c'era una località che si chiamava Lenzuolo Bianco. Io non ho mai saputo perché si chiamavano Lenzuolo Bianco. L'ho saputo adesso che sono stato a San Floriano. San Floriano è l'ultimo paese italiano che dopo c'era la Jugoslavia. E sono andato a visitare lo stadio lì e sono stato a San Floriano e sono chiesto con la gente, ma perché quella zona là si chiamava Lenzuolo Bianco? E loro mi hanno spiegato, ma non c'era più, c'era una radura un po' piana, sa, e c'era una casa in mezzo, aveva i tetti bianchi. E mica la, che hanno fatto la poesia di Fattoria Bianca, non so, la scena bianca. Non lo so. E quella lì l'ha bombardata, quella casa lì l'ha bombardata tutto, e mi hanno detto che è proprio lì, era vicino all'ossario, quella casa. Adesso so perché io sono stato lì in quel pezzo di pianura. Sono stato una notte con tre militoni, soldati, e siamo andati, c'era un tenente di Valenza, è venuto a chiamarmi, eravamo sotto la tenda noi, nel mese di marzo era. E Roberto, ieri c'è un piccolo lavoretto da fare, che poi domani fai riposo, chiedi, e poi io non sapevo cosa portava. Va, di notte con una lampadina tascabile, sa, guardavo, mi ha portato a fare il becchino. C'era quattro granatieri morti che erano sotterrati, ma si ci ha messo poca terra sopra, si vedeva, si sentiva anche l'odore di morte. Piano, piano, qui, ma cosa c'è? Ci sono. Voleva che si scavasse, si tirassero fuori, ho detto no. Io ho detto, no, scaviamo il fianco, facciamo la buca, poi li tiriamo giù col piccone, ma non lì bisogna toccarli con le mani. Poi io non so poi se quelli lì sono andati a finire nell'ossario o se sono dispersi, perché quelli lì li sono andati dispersi, sicuro. Perché chi è? Se mi interrogavano io, ce lo dicevo, che lì in quel posto là presso poco che c'erano, ma quindi li hanno andati dispersi sicuro, ad ogni modo. E allora all'inizio della guerra lei ci racconti come l'ha presa perché era della guerra, contento? Beh, ero contento, sì. Ma era perché era contento di me? Ero contento, ma io sapevo che era la prima classe che dovevo andare a soccorrarmi nel 96, perché nel 95 era già dal mese di gennaio che era chiamato le armi, nel 15, io sapevo che era la prima classe, e alla fine nel mese di ottobre mi hanno chiamato e sono andato, e poi dico già il 18 febbraio eravamo già a Oslavia, poi da Oslavia siamo lì sul Trentino, gli austriaci avevano organizzato un'offensiva
che c'era il generale Borusati che comandava l'armata dal Trentino, che dicono che abbia fatto qualche tradimento, perché c'era un'invidia straordinaria. Cosa importante, perché? C'era un'invidia straordinaria tra i comandanti d'armata, tutti aspiravano a un grado superiore. Quando si parla della marinazione, dell'ambizione, quelli sono fondamentali per la disfatta per il Caporetto. Poi parleremo della disfatta di Caporetto. Ecco, certo. Quella lì, del Trentino, era nel mese di aprile, maggio, la fine di aprile, maggio, come questi giorni. Noi ci hanno chiamato rinforzo da Gorizia, di lì da Osavia, siamo partiti un po' col treno e poi sempre a cavallo delle gambe, perché allora non c'era il camion, i mezzi di trasporto che ci sono oggi. E se andato io, era il mio mestiere, perché l'ho già raccontato, che ho le scarpe da marciatore. E quindi, sa, io mi sentivo... siamo arrivati là, siamo arrivati a Monte Mosca, siamo arrivati a Monte Mosca, io sono stato fortunato in guerra, e c'è il nostro furiere. Chi è il furiere? Il furiere, lo sapete chi è? No, e poi si parla sargento, un po' dei nomi. Sargento maggiore, che è quello che teneva la responsabilità della compagnia. Era un sargento maggiore, un sottufficiale. Chiamava, diceva, chi ha la licenza elementare, allora, la licenza elementare, c'è da fare un corso, telefonista e telegrafista col coro. Con l'alfabeto Morse. Io ho guardato tutto il telefono, ma ormai ho fatto sempre il telefonista. Al comando di divisione, al comando di brigata, al comando di reggimento, al comando della sanità, piccoli posti di indicazione, alla sussistenza, tutti i posti che ci mandavano per 40 giorni e poi anche in prima linea, perché il comando di reggimento era in prima linea, facevamo 40 giorni e poi lì esercono e basta. E ci hanno chiamato, insomma, e io sa come si fa, ha detto tu ce l'hai la licenza, poi anche più c'era anche la licenza tecnica, quindi lì meglio ancora, che noi era l'ultimo che li prendevano, e siamo andati a fare cose. Viene che siamo venuti a Vicenza in un asilo, noi siamo stati 15 in quella compagnia. E siamo arrivati lì e poi ci siamo riuniti 150, formato una compagnia, e tutti delle altre compagnie, zappatori. Allora poi arriviamo lì in un asilo, c'era due aule, una di sotto, una di sotto, ci siamo messi lì, 75 di sotto sono, e dopo due giorni eravamo pronti per incominciare il corso. Viene che là incominciavano a sparare, perché da sul Trentino, lì Carinei, faceva caldo, anche d'inverno. Siamo venuti lì, c'è arrivato un capitano medico, via, qui bisogna mettere i feriti, lì a Vicenza. Allora, noi siamo usciti siamo andati in una pineta, ci sono stato 60-70 pini, vicino alla stazione. E siamo stati tutta la notte lì e faceva freddolino, eh? E abbiamo tirato fuori le coperte, perché avevamo tutto dietro, era già un bordevato. Ci siamo coricati lì, sono stato tutta la notte. Verso le 10 arriva un tenente che comandava la compagnia e dice andiamo alla stazione. Ma chi lo sapeva dove si andava? Andiamo alla stazione. Facciamo Vicenza, Verona, Verona Brescia, Brescia Milano, Milano scendiamo. Dove andiamo? A Casale o andiamo a casa? Guardi, sono stato fortunato, sì. E lì abbiamo fatto il corso, e il corso è stato promosso, e poi sono partito
Il primo settembre dovevamo essere a Santa Maria e Santa Lucia di Tollino. Lì, anche lì, era un posto, ma erano quasi tutti uguali nei posti da prendere le scopole. Mi ricordo che io scappavo sempre da Casale, perché abbiamo fatto il corso, 60 giorni, e poi dopo eravamo a disposizione del Comando Supremo che ci mandasse di mare. E siamo andati di riposo, alla compagnia telefonisti, telegrafisti, lì che era Santa Maria e Santa Lucia, dormito. E lì, dico, io ero caldo per il giorno per agosto e sono scappato da Casale, io con una bicicletta in cui gli abiti borghesi, c'era un ferroviere di Valle San Bartolomeo che era là, allora io mettevo là la bicicletta, poi andavo là, mi cambiavo. Sono andato d'accordo col piantone del deposito che non facevano l'appello. Chi è il piantone? Perché quando trovate una cosa della capite non si vede? Il piantone era un soldato che era di piantone a una sala, a un deposito, dove si dormiva e c'era le bande e il golem. Era di Bergamasco, era un piemontese. Ci ho detto, ma cosa facciamo qui? Io vado a casa, sto attento, guarda, lì c'è un sottoscala, fa sparire la branda, il zaino, tutta la tua roba, la metti lì sotto, poi alla sera non fanno l'appello che bisogna rispondere, guardavano solamente le brande, si sono occupate. Allora tu sei sempre presente in qualunque posto che vai. E stavo a casa 2-3 giorni e poi ritornavo in bicicletta, andavo su e c'era niente di nuovo. Per la festa in agosto di San Bartolomeo sono venuto a casa a ballare, era la festa, si capisce, allora avevo 19 anni, sa, del 15, no, ero già del 16, eravamo già del 16, avevo 20 anni. Vengo a casa, vado a ballare e poi all'indomani, all'11, sono partito. Lui dice, guarda, era il 29, 30 di agosto, e lì dice, il primo c'è la partenza. Allora c'ho scritto a casa, mio papà, che venga a prendere la bicicletta, gli abiti, da cambiarmi, il primo settembre al mattino alle 4 c'è partito. E siamo andati là. A Santa Maria, Santa Lucia di Tollino. Poi, di lì, da Santa Maria, Santa Lucia di Tollino, nel mese di gennaio, il principio di gennaio del 17, siamo stati spostati a Gorizia e sono stato fino alla ritirata di Caporetto. Fino a tanto che era la ritirata di Caporetto. C'era il generale Cappello che la comandava. E la colpa della ritirata è caduta tutta su Badoglio. Badoglio che c'è lì. Come? Grazzano Badoglio. Sì, Grazzano Badoglio, sai, è vicino Vignale, vicino a quel paese lì, sì. Moncalvo, si va. E la colpa è caduta tutta su lui, perché lui era il comandante di corpo d'armata, il più giovane. Generale d'Italia, ma no, di vero. Allora, si capisce che c'era il cappello, ci avevo dato ordine di non sparare, perché lui aveva le artiglierie a disposizione, di non sparare, tanto che richiedeva un ordine. E quell'ordine deve ancora arrivare adesso, e quindi non ha sparato. E loro venivano, lì si dice che abbia fatto un tradimento, cappello. E poi c'è stato le cause, e hanno dato ragione a Badoglio, perché lui aspettava l'ordine,
superiore, non è mai arrivato. Non lo so. Gli austriaci venivano giù. Io mi trovavo sui confini della terza armata, verso San Michele, Gorizia, e siamo rimasti uno per posto di dove eravamo a Passericcio, per proteggere la ritirata alla terza armata, che era la nostra destra. E poi il nostro comandante, era un tenente, ha detto: resistete tanto che potete, quando vi telefonerò via, il fagotto è detto via. Perché allora i telefoni non erano come adesso, c'era un apparecchio di legno, un apparecchio che faceva un angolo. Alla fine che noi eravamo là, a Sant'Andrea si chiamava, un paese vicino a Gorizia, e poi ci siamo radunati il 25, abbiamo detto: ma cosa facciamo? Alla fine rimaniamo prigionieri, andiamo via. Abbiamo staccato gli apparecchi, abbiamo preso gli apparecchi, e poi l'apparecchio l'abbiamo buttato via, perché che era un po' buono. Avanti, sempre con tutto il zaino e tutta la roba che avevamo già, e dopo. Ma noi non siamo più stati capaci a passare da Udine, perché a Udine c'era già gli austriaci, e siamo dovuto passare verso Palmanova, verso il mare, e andare a Codroico. Arriviamo a Codroico, eravamo 25, incontriamo la cavalleria austriaca, e il loro cavallo così faceva. C'era un canale, mi ricordo, forse adesso c'era un canale lungo la strada, c'era contatto così, nel mese di novembre eravamo già, e lì allora salta, perché tanti artiglieri, fanteria. C'era una confusione, non si capiva più niente. I borghesi che scappavano. Siamo saltati nel canale, c'era l'acqua fin qui, siamo andati di là in tre. Gli altri 22 sono rimasti tutti prigionieri. Poi siamo andati giù, verso il Tagliamento, dovevamo passare il Tagliamento. E poi abbiamo trovato un mezzo, una barca, lì con un uomo, per favore, le porte di là, gli rimaniamo prigionieri. E lui ci ha portati di là, e siamo venuti giù. Siamo venuti giù, ma perché lì sul letto c'era un sistema, non sapevano niente delle strade, dove passare. Io da Conegliano, Veneto, eravamo già a Conegliano, abbiamo chiesto per venire giù, verso il piano, verso. Allora ci hanno mandato a Vittorio Veneto, ma ci ha fatto andare su, e poi ci sono venuti giù di nuovo con gli altri. Guardi quando si chiamava le persone, ma loro erano un po' loro quando ritirato, perché pensavano a loro, ma non potevano pensare ai soldati, ci diceva qualunque cosa. Alla fine che siamo arrivati. Come mai la popolazione russa invece, a proposito della ritirata, è stata molto solidale con gli italiani, mentre gli stessi italiani, come ci dice lei, non erano solidali con voi? Come? Cioè lei sta dicendo adesso, da quello che ho capito, che avete avuto un atteggiamento abbastanza ostile da parte della popolazione. Ma no, se non indicavano neanche la strada. Non era ostile, non era che lo facessero per farci fare prigionieri, per levarci dalle scale. Lo facevano perché erano intontiti, non sapevano più cosa dicevano, perché loro erano profughi.
erano lungo la strada che scappavano anche loro. Sa, non si poteva dirsi niente quelle persone lì. E poi c'è un episodio mi è rimasto impresso, che gli italiani, scappando, i soldati, entravano nelle botteghe, nelle drogherie, nelle farmacie e facevano man basso di tutto. Gli italiani, adesso dicevano del male ai tedeschi, i tedeschi non ho mai potuto vederli, ma però cosa fanno i tedeschi per gli italiani? Oggi cosa fanno? Guardi, ha detto che ci sono 700.000 italiani con le famiglie, là in Germania, che lo vogliono. Ma è quello che abbiamo fatto loro, quello che noi italiani abbiamo fatto loro in tempo di questa guerra qui. Io sono sempre stato, ero partigiano, perché ero contro i tedeschi, però adesso capisco che i tedeschi erano meglio degli inglesi. Beh, gli inglesi erano sterminatori. No, meglio degli inglesi, i tedeschi. Si vede ancora oggi che la politica, almeno la politica è sporca, ma ad ogni modo ci trattano più bene che gli inglesi. Ci può parlare un po' del mantenimento dell'esercito? Sì? Mantenimento dell'esercito. Come eravate, giusto la domanda? Come eravate mantenuti e come eravate equipaggiati? Perché anche a proposito della prima guerra mondiale... L'equipaggio era misero. Perché io sono stato sul Trentino con 20 gradi, 25 gradi sotto zero, sotto la terra. Eppure allora c'era la gioventù, c'era i 20 anni, 21, 22, si capisce che non eravamo freddi, ma sa, era una cosa, bisognava esserci là d'inverno in quel momento per vedere come andava. Ma non ho mai sentito disagio io. Una certa politica così abbastanza distaccatrice della prima guerra mondiale dice che addirittura questi soldati si trovavano con le scarpe di cartone per le speculazioni delle grandi fabbriche. Facevano come potevano, ognuno si aggiustava, perché faceva domanda di un paio di scarpe, se dopo tre mesi magari arrivavano. E poi c'è un altro ricordo. Lì il giorno di Natale ci davano i viveri di conforto. I viveri di conforto che sarebbero stati? Una mela o una castagna secca. Quelli lì erano i viveri di conforto. Che ci arrivavano noi. Ma i vostri entusiasmi dopo tutto questo? Allora si prendeva un mela. Perché adesso disse... E noi quasi ci mangiamo il cornetto. Noi ci arrivavamo lontano. Come adesso, se i soldati fossero su quelle colline, nel pubblico dell'olio e il collo. Le cucine erano magari a Spinetta Marengo. E poi dovevano portare il rancio ai soldati e lì facevano bollire fagioli che avevano e facevano bollire, facevano il condimento, un po' di conserva, di pomodoro e cose, facevano bollire queste casse, queste marmitte di cottura si chiamavano, e poi quando bollivano si buttano dentro la pasta o il riso, ma per lo più sempre il riso. E poi li mettevano nella cassa di cottura, due per mulo, e partivano dalla Spinetta e arrivavano lì. Partivano magari alle 8, perché poi bisognava andare piano, perché trovavano magari le strade ingombre, devono fermarsi, e arrivavano a mezzanotte il rancio. Riso, il pane, la pagnotta, il vino, marsala, e le sigarette una volta alla settimana. E poi c'era tutto, la cioccolata, almeno l'avessero data nei libri di conforto. E
ma tutto il rancio completo. Lì ci metteva nella gavetta il brodo, il riso, il corno, poi la fagnozza, poi si prendeva tutto il resto. E poi c'era la fame, perché era già 24 ore che avevamo mangiato, eravamo lì e via, e fino al domani sera non c'era niente, non ci cadeva niente. E così andavamo così. Ma c'era quelli là, perché io ero un mezzo imboscato allora, quando ero il comando di divisione, o il comando di brigata, o il comando di reggimento, qualche cosa ci cadeva di più. Ma chi ha fatto la guerra è la fanteria, i bersaglieri, sono quelli che hanno fatto la guerra. Le truppe. Siamo gli alpini. Gli alpini. È fanteria anche lei, pari alla fanteria. Ma poi gli alpini avevano il torto di essere alpini sulle alte montagne, perché ci sono degli episodi che sono successi lì agli alpini, che sono tremendi, adesso io non mi ricordo qualche episodio, si arrampicavano, andavano su per le montagne e poi facevano dei prigionieri, c'erano delle piccole vedette austriache, arrivavano là, l'ammazzavano o lo portavano il prigioniero, la vedetta. Sì, era una cosa. Ma basta che la prima guerra è stata triste, questa guerra, la seconda guerra mondiale. Ma la prima guerra mondiale sono 670.000 i morti della prima guerra mondiale. I 670.000 morti, tutti ammazzati con le baionette o con i cannoni, con i fucili. È stata definita un inutile macello. E invece in questa guerra qui sono rimasti 350.000 morti, compresi i civili, soldati e civili. La metà, cioè quelli morti della prima guerra mondiale sono tutti soldati che sono morti nella seconda guerra mondiale. Ma capite la differenza tra la prima guerra mondiale, in fondo la gente che va a combattere, e c'è andata in fondo anche abbastanza, non dico volentieri perché era una guerra, ma entusiasta. La seconda guerra mondiale è stata meno grave della prima. Sì, sì, ma perché c'era l'aviazione, è stata più grave per i civili. Per i civili, ma come soldati non hanno i morti che ha avuto la prima guerra mondiale. Molti soldati italiani non sono stati tanti quanto quelli della prima guerra mondiale. È stato un pasticcio lì nella seconda guerra mondiale. Io mi ricordo che io facevo le interrate, avevo 17-18 uomini per le mie dipendenze, e c'era già la voce che dicevano, che richiamavano la mia classe. Allora io sono andato. Parla della seconda guerra mondiale. Della seconda, del 43. Bello. Dopo del 43, sono andato là, in piazza Garibaldi, dove c'è l'orologio, là c'era un comando tedesco, c'era l'interprete, mi ha mandato un biglietto di presentarmi. Allora va, non si scherzavano allora quei tedeschi, e dice, ma lei, devo mandarci degli uomini. E ho detto, uomini nelle mie dipendenze non ne avevo più. Allora, ce n'avevo qualcuno, sa, di frodo. Allora quello là, quel tedesco, mi dice, cosa ci ha detto? Cosa mi ha detto? Ha detto che partite voi. Partirò io per la Germania. Cosa devo fare? Non posso mica opporre. Allora, andate via. Ma ho detto, ma
Io vado soldato o no? Io voglio sapere. E poi mi hanno mandato la Camera di Commercio via San Lorenzo, sa che c'è la Camera di Commercio. Mi hanno mandato a vedere lì se io dovevo partire o no. Allora loro mi hanno detto che io non partivo. C'era un certo Castelletto degli Orti, che eravamo insieme nella prima guerra mondiale, ma poi io l'ho lasciato, lui era zapatore, e invece era una compagnia. Guarda, questa qui è la cartolina ricordo della divisione di fanteria, della settima divisione di fanteria, dove ho preso parte io. Di quei posti ci sono stati tutti i posti, tutte quelle azioni che hanno fatto. Lì c'è scritto, lì era la 107 compagnia delle grafisti Genova, dove ci ha fatto un segno. Alla fine della guerra c'è andato con la compagnia, non ricordo. Alla fine della guerra? Alla fine. Alla fine. Non all'inizio, alla fine. Sì, ma una cartolina. Qui ci sono tutte le parti che appartenevano alla 7 divisione. Era formata di 20.000 uomini, una divisione a loro. Solo un anno di militare le danno la compagnia. C'era 25-26 Brigata Verde e 69-70 Brigata Cuneo, che formavano una divisione. Una brigata era due reggimenti, 3.000 uomini per reggimento. C'era già 12.000 uomini di fanteria. Tu lo sapevi qualcosa. Dunque, prima, quando si è riferito a Pallonava, Sì. E io ho visto sul libro che è toccato, fatto in un determinato modo, perché a forma di esagonica. Perché è fatto proprio così? Come? È fatta a forma di esagonica perché sono le città fortificate. Se tu vai a vedere la città della è la forma di una stella, è la forma di città fortificata. Sì. La formazione è una città anche. Ma Palmanova è una città antica. È di fatto, è sempre una città antica. Vicino c'è. Sono andato a vedere tutta la caserma perché c'era il colonnello che dovevo portare il caffè, no? Cioè è tutta fortificata, fatta tutta la stella. Ma sì, ma lì c'era tutti i fortificazioni. Come a Pulea, lì nei pressi di Palmanova. Vorrei sapere bene. E quanti rimetti, quanti non sarebbero? Quanti? Dottori. Dottori c'era il piccolo posto di. C'era un posto solo, un'ambulatorio, c'era il posto di medicazione, perché lì c'erano sempre feriti, poi anche gli ammalati. Quando uno mancava visita, lì bisognava mancare visita al mattino, uno se non si sentiva bene, mancava visita, allora prendevano nota e lo mandavano al piccolo posto di medicazione, quelli avanti e quindi indietro li mandavo in un ospedale passavano la vista, si davano riposo un giorno, due giorni, cinque giorni, magari dal posto di indicazione andavano a finire l'ospedale perché era grave, aveva la febbre, e invece gli altri che lo facevano per speculazione, per andare via dal fronte. Lì ci davano la prigione, qualcuno si prendeva 3-4 giorni di prigione e guariva così, perché non aveva niente. Lei ha mai assistito a quelle famose fucilazioni per i disertori? Vuole spiegare? Ho parlato adesso con eravamo alla fine di aprile del 17 e io ero al comando di brigata, la brigata Ravenna 37-38 c'è anche la sacra.
adesso con la foto, che suo papà, povero papà, era a 37, per però lei non si ricorda più, da vicinetto, ma era fregato da me. Eravamo a Gorizia, c'era il generale Pistoni, che era di Alessandria, erano tutti alessandrini, dei comandanti. Il colonnello della Brigata Ravenna, Romagnoli, che era un nostro amico, era di Roma, però fa parte della ritirata di Russia. Romagnoli, Roma, Romagnoli, della Brigata Ravenna. Sì. Non ha conosciuto lei? No, no. Ma era soldato... È morto nella ritirata del Don, era colonnello. È morto nella ritirata del Don, della Stata del Don. Ma la Brigata Ravenna ha preso dalle scuole, la Russia. Ma c'erano tanti di Valle San Bartolomeo, quelli che erano fanciulli, alla Brigata Ravenna. Ce ne sono tanti, da sempre tanti sono morti. Quelli là che hanno fatto la guerra 15-18, ci sarà ancora qualcuno come io, in un paese. Andate, sono morti quasi tutti. E allora ci racconti queste dichiarazioni. Qualcosa volete sapere? E non ho mai visto dei fatti sconcertanti nella sua vita di soldato, cioè magari in guerra. Ebbene? Uccisioni, ero in mezzo. Io ero al comando del reggimento. Ci racconti un fatto. Facevo 2 ore di servizio al telefono, poi venivano da lontano e per andare nel comando del reggimento da dove ero io dovevo attraversare il Campuciano e lì sempre inciampavo sempre nei morti, era di notte scura e non si vedeva e ci cadevo addosso ai morti era così si vedeva delle cose che oggi sembrano una cosa non naturale, ma allora era naturale, perché eravamo in guerra, guerra. Oggi domani, dopo un'ora potevo essere morto al suo posto, io. Ma lei non ha mai stato ferito? No. Ma è violato? Cioè, magari è stato accerchiato da qualche nemico, oppure... No. Non si può scappare. No, sono stato accerchiato dal nemico lì a Codroico, quando c'era la ritrada di Caporetto, che abbiamo incontrato la cavalleria. E 22 sono stati Si è ucciso dalle persone. C'era un episodio. Io del 17, quando ero al comando della brigata Ravenna, c'era già il Pistone che la comandava, e sono stato presente a un episodio tremendo, perché hanno fatto le truppe del 38, del 37 sono andate in trincea e il 38 non hanno voluto andare, hanno fatto